Terzo e ultimo giorno della sesta edizione di Forum in Masseria, il format ideato dal direttore Bruno Vespa e che ha attirato l'attenzione dei vertici della politica nazionale. Tanti ministri che anche in questa edizione si sono avvicendati. In particolare nell'ultima mattinata il ministro Fitto, il ministro per gli affari europei, per la coesione, per il PNRR e poi ancora il ministro Francesco Lollobrigi dall'agricoltura e poi il ministro Adolfo Urso che chiaramente ha fatto riferimento alle politiche industriali con una prospettiva europea. Per quanto riguarda il ministro Fitto invece è stato, come dire, incalzato dal direttore Bruno Vespa rispetto alla denuncia che nella giornata precedente aveva sollevato il governatore della Puglia Michele Emiliano rispetto al blocco dei pagamenti dei fondi per la coesione e per lo sviluppo. Sentiamo cosa ha risposto al riguardo il ministro Fitto. Noi abbiamo un confronto costante con la Regione, fatto di numerose riunioni, di numerose lettere, nelle quali non solo non viene sollevato mai nessun problema, ma addirittura c'è una perfetta collaborazione. E poi abbiamo invece, diciamo, le novità che apprendo dalle agenzie, come la giornata di ieri. Io penso che sia un metodo, diciamo, non adeguato, ma comunque ne prendo atto. Il merito invece, i dati ai quali noi facciamo riferimento non sono dati personali artigianali, sono dati oggettivi. La Puglia sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione del 2014-2020 aveva a disposizione 2 miliardi e 400 milioni di euro, ne ha spesi 600 ad oggi. È un fatto che non dico io, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato. Poi se abbiamo delle fonti alternative alla Ragioneria Generale e le vogliamo avallare, apriamo anche questo dibattito, non ho problemi. Però ecco, io non ho proprio nessun interesse e motivo di fare polemica, soprattutto perché nei luoghi deputati ad approvare e a decidere le cose non c'è mai stata polemica, invece sulle agenzie sì. Ma il ministro Fitto si è confrontato anche con il neo eurodeputato Antonio De Caro, che ha vinto veramente in maniera molto ampia le europee 2024, ma lascia il suo incarico di presidente nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani. Sentiamo. Onorevole, gli ultimi giorni da presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che esperienza le resta e quanto le servirà in Europa? È un'esperienza anche umana, perché ho avuto la possibilità di conoscere donne e uomini appassionati per il loro lavoro, donne e uomini che con caparbietà, con grande capacità, con spirito di servizio hanno lavorato per far crescere le loro comunità. Porterò nel cuore questa esperienza e in qualunque posto del mondo andrò a finire difenderò sempre i sindaci, non per nostalgia ma proprio perché sono convinto che il nostro paese in questi anni è cresciuto grazie al cuore pulsante di 8.000 comuni e 8.000 sindaci italiani.